l'emendamento e l'ordine del giorno che abbiamo proposto. L'emendamento è molto semplice, chiede, come è già stato fatto ad esempio in Lombardia, di esentare per 3 anni dal pagamento del canone ERP gli ultra settantenni che hanno un ISEE inferiore ai 9.000 euro, visto che anche all'interno della delibera è riportato proprio il fatto che molto spesso i nuclei unifamiliari sono composti da persone anziane e riteniamo che le persone anziane che in più hanno particolari difficoltà economiche debbano essere aiutate dando respiro per 3 anni e sollevandole dal pagamento del canone. Ripeto, misura che è già stata adottata anche in altre regioni, quindi ci sembra corretto venga applicata anche qui da noi. L'ordine del giorno invece interviene sui beneficiari del reddito di cittadinanza, che molto spesso sono anche, molto spesso o comunque possono essere anche poi gli stessi beneficiari, gli stessi inquilini degli alloggi ERP. Il reddito di cittadinanza, come ormai abbiamo ripetuto in svariate occasioni, è un programma di reinserimento all'interno del mondo lavorativo, ma anche di inclusione sociale. A tal proposito viene chiesto ai beneficiari del reddito di cittadinanza di partecipare a progetti avviati dai comuni di riferimento. Dato che Acer è a titolarità dei comuni e delle province e che ha anche potere di, o comunque ha anche il compito di ovviamente occuparsi della gestione del patrimonio immobiliare, della fornitura dei servizi tecnici e anche di servizi comunque agli inquilini degli alloggi stessi, riteniamo che questa regione debba promuovere, aiutare, coordinare tutti quei comuni che vogliano inserire dei progetti di riferimento agli alloggi ERP rivolti agli inquilini stessi, beneficiari anche del reddito di cittadinanza, inseriti all'interno del programma di reddito di cittadinanza, in modo tale che le due manovre sociali si possano integrare a favore appunto della inclusione sociale e dell'utilità sociale nei confronti dei propri concittadini. Mi permetto poi di fare un appunto per quanto riguarda la delibera in generale, un po' il comportamento che stiamo notando da parte di questa giunta e della maggioranza negli ultimi mesi. Vediamo che le proposte di buonsenso stanno arrivando tutte adesso, guarda caso in una fase di campagna elettorale a pochi mesi anche dalle elezioni regionali. Ricordo al consigliere Sabatini che la proposta di modificare i parametri di permanenza è una proposta fatta dal Movimento 5 Stelle depositata il 20 gennaio 2015, proposta mai discussa, quindi ufficialmente mai approvata, ma poi ufficiosamente applicata dalla Giunta poco dopo. Quindi il brutto vizio di intestarvi delle idee che non sono vostre, purtroppo l'avete mantenuto in questi anni. Però a prescindere da questo, che può essere molto relativo e limitato solo al dibattito politico e alla propaganda elettorale, quello che dispiace vedere è che questa idea, questa proposta, questa riduzione poteva benissimo essere fatta molto tempo fa e la vera domanda è quanti soldi avete fatto spendere in questi anni in più a quei cittadini che non se lo possono permettere per potervi tenere le buone idee tutte in fase di campagna elettorale.